Padre, aiuta uno che serviva messa. Sono cattolico come te. Che ci fai qui? Mi tremava tutto il letto. Non riesco a dormire. Tesoro. Signore, non son degno che tu entri nella mia casa, ma di una sola parola e la mia sarà salva. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete tutti voi e mangiate. E come avrete capito dalla nostra copertina, che è tratta da un film che ha fatto storia, L'Esorcista, oggi parliamo di diavoli, diavolerie, della superstizione, anche da come difendersi dalla paura dell'occulto e dai condizionamenti che questa può esercitare. E allora in studio con noi c'è frate Alberto Maggi, che è fondatore del Centro Studi Biblici di Montefano, in provincia di Macerata. Il centro si chiama Giovanni Vannucci. Buongiorno, bentornato. Buongiorno. Che è anche autore di un libro che si intitola Gesù e Belzebù. E c'è anche Miriam Caroleo Grimaldi, buongiorno, ben arrivata anche a lei, che invece ha addirittura scritto una apologia, biografia del diavolo. E allora cominciamo subito, ecco, vediamo i libri inquadrati da frate Maggi. Parliamo insomma di Lucifero, cioè insomma, il diavolo, un essere che ha da sempre messo paura e terrorizzato generazioni di cristiani. Insomma, ma chi è questo Lucifero? Ma nella Bibbia è assente la leggenda di Lucifero, l'angelo bellissimo, superbo, vanitoso, che poi è stato castigato da Dio e trasformato in un orrido angelo, in un orrido diavolo, demonio. Lucifero, nei primi 4 secoli del cristianesimo, era un nome ambito perché significa portatore di luce. La Chiesa addirittura venera San Lucifero, vescovo di Cagliari. Poi cosa è successo? Nel libro dei segreti di Enoch, un libro apocrifo, quindi non riconosciuto poi dalla Chiesa come ispirato, fu rielaborata la satira di Isaia contro il re di Babilonia, dove si leggeva: sei caduto dal cielo astro del mattino. Astro del mattino in latino venne tradotto con Lucifero, ma questa era una satira contro il potente che vuole salire sempre più in alto e invece viene abbassato in alto. E da lì nacque la leggenda, la storia di questo Lucifero. Insomma, ma secondo la Bibbia chi è il diavolo? Ma nella Bibbia il ruolo del diavolo è molto, molto marginale. Appare nel libro di Giobbe, dove non ha i caratteri che poi dopo nel cristianesimo assumerà. Il diavolo addirittura è un funzionario della corte divina. Funzionario? Sì, perché Israele per un paio di secoli è stata sotto l'influsso del regno persiano, e nella Persia c'era un funzionario chiamato l'occhio del re, una sorta di ispettore generale, che girava le province per controllare il comportamento dei governatori. Allora, nel libro di Giobbe, il Satana, che non è un nome proprio, è una funzione. Esatto. È colui che spia il comportamento degli uomini per poi accusarli presso Dio. Quindi il ruolo di Satana è questo, poi con Gesù tutto questo terminerà. Allora, Miriam Caroleo, vedevo che lei era molto d'accordo, insomma lei ha addirittura scritto questa biografia del diavolo, dunque insomma questa presenza c'è secondo la sua interpretazione. Ma questa presenza bisogna intendersi sulle parole, perché chiaramente è una forma di esistenza a cui noi non possiamo assolutamente arrivare. C'è, nel senso che a mio giudizio è, e così lo voglio interpretare io, è il condensato di tutte quelle che sono le passioni umane, la voglia dell'uomo di approdare alle conoscenze e poi chiaramente i limiti che l'uomo ha e che quindi non gli permettono di andare oltre. Ma è una presenza positiva per me, non è una presenza negativa, fa parte di quella duplicità che è la duplicità dell'uomo, quindi che ci avrà una parte luce di santità ombra, e una parte invece che è quella fisica. E quindi insomma l'una non può esistere senza l'altra. Assolutamente. E lei nel suo libro addirittura fa parlare il diavolo, che dice che è artefice di nulla, che è nato dalle nostre paure e anche dalle nostre speranze. Esatto. Quindi questa parola ricorre, insomma, allora non è altro, se ho capito bene, che l'espressione di un qualche cosa che noi prefiguriamo innanzitutto dentro di noi. Siamo noi che creiamo questo. Sì, è il diavolo che racconta dal suo punto di vista il giorno dell'Apocalisse tutto quello che c'è stato dalle origini della Terra fino all'Apocalisse stesso, che non è stato altro che causato dal dubbio, cioè da questo secondo peccato originale
che era il dubbio sul mistero della fede. Questo è il senso. La chiave, poi torneremo su questa parola, dubbio. Vediamo adesso intanto questo servizio che ha realizzato per noi Giuseppina Alessio su satanismo ed esorcismo. Vediamo un po', ecco, come questi principi che voi avete enunciato poi vengono tradotti nella nostra società e quindi trasformati anche in paura e anche ricatto. Esorcismo e reincarnazione, quanto di questo è credibile? Padre Gabriele Amort, l'esorcista ufficiale della diocesi di Roma dal 1986, ha praticato a tutt'oggi circa 70.000 esorcismi che corrisponderebbero, secondo Santa Madre Chiesa, ad altrettante presenze diaboliche. Alle volte parlano una lingua tipo aramaico, per esempio. Altre volte parlano una lingua assolutamente inesistente nel nostro linguaggio e io uso le stole lunghe perché una parte della stola avvolge le spalle della persona che esorcizzo. Io uso un crocifisso particolare con innestata la medaglia di San Benedetto che è piena di frasi contro il demonio. Uso l'acqua benedetta per benedire la persona che va esorcizzata. Uso anche l'olio dei catecumeni mescolato con olio dei malati. Oggi più che mai si parla di satanismo, così tanto che secondo gli esperti il diavolo si nasconde anche tra le pagine virtuali di internet e in particolare dei social network, cioè in quelle comunità virtuali in cui si può discutere di tematiche a sfondo satanico senza essere censurati. La Chiesa lancia l'allarme satanismo fai da te, soprattutto fra i giovanissimi. Fino a non molto tempo fa l'evocazione del diavolo era un fenomeno di nicchia, con l'avvento di internet e soprattutto dei social network il fenomeno è diventato di piazza e ormai il diavolo viene evocato anche attraverso il web. Il rischio è che l'evocazione del diavolo su internet possa intrappolare i più indifesi, infatti c'è un'alta percentuale di chiamate che arrivano in vicariato a Roma in cui si chiede l'intervento dell'esorcista. Le diocesi dunque consigliano di stare in guardia nei confronti di libri, programmi televisivi e tutti i mezzi di comunicazione che a scopo di lucro sfruttano il diffuso interesse per fenomeni insoliti o malsani. Insomma, così dice la Chiesa con la C maiuscola, ma diceva lei prima, Padre Maggi, che con Gesù nei Vangeli le cose cambiano, insomma, che cosa intendeva dire? Sì, nel Nuovo Testamento il ruolo del Satana di spiare gli uomini per poi accusarli nei confronti di Dio finisce completamente, perché Gesù invia 72 discepoli, il numero 72 indica le nazioni pagane esistenti all'epoca, ad annunziare un nuovo volto di Dio. Un Dio che non guarda i meriti delle persone, ma i bisogni, soprattutto un Dio che non premia i buoni, ma neanche castiga i malvagi, un Dio il cui amore è offerto a tutti. Allora il ruolo del Satana di accusare gli uomini perché poi Dio li castighi viene a terminare. Per questo quando tornano i discepoli Gesù dice: vedevo il Satana cadere dal cielo come una folgore. Ormai il Satana non può più accusare gli uomini. Insomma, allora che cosa dire degli indemoniati? Sentiamo, come abbiamo visto nel servizio e come anche Giuseppina Alessio, ciao, sì, salutiamo ciao, la nostra buongiorno, collega, buongiorno, sì, come sentiamo anche in questa mail. Sì, e poi ci piacerebbe sapere che cosa ne pensa di Padre Amort, degli esorcisti in genere a Padre Maggi, vero? Allora, leggiamo questa mail che ci è arrivata sempre sul nostro indirizzo web, che è altrevoci.blog.renews24.it, e di Mario che ci scrive: un esorcista si può sbagliare? Ho portato un mio parente da un esorcista che non gli ha trovato niente, ma il suo comportamento è tale da far supporre una presenza malefica. Un sensitivo afferma che è vittima di una fattura. Non so più a che cosa credere. Insomma, si può essere posseduti? Padre Maggi, rispondiamo alla mail e anche alla domanda di Giuseppina Alessio. Ma dunque, bisogna vedere cosa si intende per demoni. Il termine nella Bibbia ebraica semplicemente non esiste. Nasce tra il secondo e il terzo secolo avanti Cristo, quando la Bibbia dall'ebraico viene tradotta in greco. E in una società culturalmente più elevata trovano questi traduttori ben 19 volte esseri della mitologia, per esempio i satiri, i fauni, le sirene, i centauri, nelle quali non si credeva più, e viene tradotto sistematicamente con demoni. Questi sono quindi i demoni. Poi bisogna sapere che all'epoca di Gesù, in quella cultura, tutto quello che era inspiegabile veniva attribuito a questi spiriti. Per esempio, vai a spiegare l'insolazione. Allora, ogni spirito aveva la sua specialità e il suo nome. L'insolazione è dovuta a
un demonio che si chiama Keteb Meriri, che va in giro, guarda un po', tra mezzogiorno e le 3 del pomeriggio di mesi di luglio e di agosto. La depressione... Ma anche oggi comunque vediamo, insomma, che la Chiesa su questo mette dei punti, no? Dice però, insomma, attenzione, guardatevi, insomma, forse le insolazioni nella Chiesa con la C maiuscola continuano a imperversare anche oggi. Ma dunque, dai Vangeli, intanto, diavoli e demoni non spingono gli uomini a commettere peccato, esatto. Su quello ci pensano gli uomini da solo, non hanno bisogno di nessun incentivo. Il diavolo nel Vangelo, mentre Dio è amore che si mette a servizio, il diavolo è figura del potere che domina le persone. Ecco, allora, e i demoni? E i demoni invece sono tutte quelle ideologie che rendono refrattari o ostili all'accoglienza della buona notizia di Gesù. Eccoci, allora Miriam Caroleo, può continuare su questo tema perché lei ha cose da dire. Assolutamente, io sono d'accordo e condivido, e finalmente qualcuno che fa parte della Chiesa che lo dice, perché insomma questa Chiesa con la C maiuscola andrebbe un attimo rivisitata, secondo me. Addirittura pensi che, lo dice insomma Sant'Agostino, ma è una cosa assodata, in realtà si sostiene che l'uomo commetta il peccato perché Dio nel crearlo ha operato una creazione dal nulla, e quindi è la parte di nulla dell'uomo che lo spinge a commettere il peccato, non il demonio, che per l'appunto, dicevamo prima, era il pubblico ministero, addirittura era quello che andava davanti a Dio e diceva: ma lui ha commesso questo, quest'altro e quest'altro, ma mandalo dove devi andare. Forme diverse anche nel sociale di oggi, insomma, se vogliamo rivederlo. Esattamente, quindi il discorso. Allora, guardiamo il positivo. Allora, in collegamento da Ancona abbiamo Simonetta Casaggia, che invece si occupa, Simonetta Casaccia, di angeli. Ecco, e chi sono questi angeli? Allora, Simonetta, lei aveva un notiziario angelico, poi ha anche un blog, insomma, ci racconti. Gli angeli sono messaggeri e portatori di luce. Il loro compito è quello di aiutare noi a trovare il nostro compito. Alcune volte ci sono per farci da custode, perché noi umani non siamo tutti uguali, qualcuno è più debole e ha bisogno dell'aiuto della luce, dell'angelo. E quindi, visto che l'oscurità non sono altro che le nostre paure, basta seguire la luce, ascoltarli, Basta sapere ascoltare, e questo è un buon insegnamento per tutti noi. Frate Maggi, insomma, ci dica qualcosa sugli angeli. Secondo lei chi sono? Sì, come è stato detto, il termine angelo nella Bibbia significa messaggero inviato, e non necessariamente sono esseri spirituali. Per esempio nel Vangelo Giovanni Battista viene chiamato angelo, e quando Giovanni Battista invia i suoi discepoli vengono definiti, secondo la lingua greca, degli angeli. Pertanto con angelo possiamo intendere ogni persona, ogni situazione, ogni emozione che ha inciso profondamente nella nostra esistenza e ha fatto sorgere in noi il desiderio di essere migliori, cioè essere profondamente più umani. Secondo il linguaggio biblico questo si direbbe è un angelo che il Signore mi ha mandato. Simonetta Casaccia, ma lei in che modo avverte gli angeli? Ci racconta un po' come ascolta questi messaggi? Avverto la loro voce nei miei pensieri, però allo stesso tempo distingo che non sono i miei pensieri. Lo riconosco dal contenuto, perché spesso dicono cose che io non so, termini che io non conosco, e li sento, li percepisco. E comunque la portano anche verso il positivo, insomma, quindi c'è una decodificazione di un qualche cosa che comunque porta in alto, insomma, e non in basso. E comunque sempre verso il positivo. È armonica la cosa. Miriam Caroleo. Scusi? Simonetta Casaccia. Come? Cosa mi stava dicendo? L'ho interrotta. Diceva che è positivo. No, niente, che porta pace, luce. Porta pace e luce. Diceva anche Padre Maci, insomma, che sono messaggeri di luce. No, Miriam Maggio, Caroleo, per concludere, insomma. Per concludere sono un'ottima compagnia, direi, per cui se questo è, se portano luce e portano pace, siamo tutti più contenti, quindi speriamo che sia così, però insomma io ho dei dubbi su questa storia. A proposito del dubbio, insomma. Per l'appunto, il dubbio, in che senso a proposito del dubbio? Che è un po' il cuore, insomma, della sua narrazione. Sì, e certamente è il cuore, perché secondo la mia opinione il problema nasce dal fatto che l'uomo ha perso l'abitudine di ritrovare se stesso. Oramai noi ci ritroviamo in tutto quello che è fuori, ricerchiamo, ci ancoriamo, siamo incerti, fragili, ci ancoriamo a queste immagini, il diavolo, l'angelo e quant'altro, ma
Purtroppo, se non impariamo a riconoscere noi stessi e a ritrovare noi stessi... Tutto avviene dentro di noi, Padre Maggi. Come ci dobbiamo comportare allora, rispetto a ciò che è buono e a ciò che non lo è? Ma c'è un bel consiglio di San Paolo nel Nuovo Testamento, nella lettera ai Tessalonicesi, dove San Paolo dice: vagliate ogni cosa e trattenete quello che è buono, però astenetevi da ogni forma di male. Credo che sia un buon consiglio. Sì. Giuseppina Alessio, in conclusione vediamo altre notizie. Non c'è tempo, Luce, dunque io dacci darò qualche semplicemente flash. Sì, altre notizie di oggi. Notizie collegandoci sempre all'emergenza freddo, quindi si parla di senza dimora. Vediamo che cosa si fa a Milano e a Bologna, la comunità di Sant'Egidio a Milano, appunto, come dicevo, raddoppia il suo impegno per i senza tetto. Le 4 unità mobili attive durante l'anno raddoppieranno la loro presenza con pasti caldi, distribuzione di coperte e indumenti, azione di informazione e accompagnamento ai mezzanini della stazione centrale di Milano. Poi l'altra notizia: che cosa si fa a Bologna sempre per l'emergenza freddo? 26 posti in più per gli homeless per rispondere appunto a questa emergenza. Il comune potenzia l'accoglienza per i senza tetto in collaborazione con parrocchie ed altre strutture. C'era anche un'altra notizia che mi potevi dare? Sì, sui bambini, se c'è tempo, dunque dalla Repubblica.it questa ricerca, leggiamo: in Italia meno bambini ma sani, dal 1871 al 2009 natalità dimezzata, secondo i dati del Libro Bianco 2011, più nascite al nord dove ci sono migliori misure di welfare, però grazie. Rischia di rimanere un paese di nonni senza nipoti. Grazie allora anche a Giuseppina Alessio, domani parleremo insomma. Appunto di bambini che non nascono perché sono sempre di meno. Fecondazione assistita. Perfetto, e allora grazie a Simonetta Casaccio d'Ancona, a frate Alberto Maggi, a Miriam Caroleo Grimaldi in studio. Ci salutiamo, l'appuntamento è per domani ore 9.45, parliamo appunto di fecondazione assistita. Ringrazio in regia Paolo Cicerco, con tutta la squadra tecnica, Roberta Piergallini che ha curato e ha seguito questa edizione. Arrivederci a domani.